Robometti 9000! Benvenuti in Sanità Stories! Eccoci qua finalmente con un nuovissimo gioco! Bellissimo, nuovo gioco che è uscito! E dovremo sconfiggere, affrontare la nuova maestra cattiva. Pronto! Questa maestra che si chiama Betty. Voi come sempre mettetevi comodi, prendi popcorn, lasciate un bel mi piace e iniziamo subito la sfida. Gioca! Allora, facile o difficile? Facciamo facile perché siamo un po' schiappe. Sì. E questo è un gioco in prima persona. So che a voi piacciono un sacco i giochi in prima persona. Cosa vuol dire gioco in prima persona? Che noi abbiamo la visuale come se fossimo veramente lì, in quel personaggio. Quindi non vediamo il personaggio da fuori, vediamo con i suoi occhi. Io vedo Rita, per esempio. Ehi, Rita, ciao! Eccoti! Guardate che cosa ha Vitale in testa, ovviamente. Un piatto con i dolci. Vitale ha 5 in testa perché non può resistere neanche nei videogiochi. Allora, dove siamo? Siamo in una specie di scuola. Allora, però aspetta, vedi, c'è scritto F e... Che facciamo se facciamo F? Diventiamo noi la professoressa? Vediamo. Si diventa tipo, ci sono i vari morfi. No, non voglio diventare questa... Sei professore o professoressa? No, non lo voglio diventare, voglio essere Anita. Ok, proviamo a scappare. Qua c'è la classifica, qua c'è un pulsante ovviamente. Che figo! Dovremmo premere il pulsante. È il pulsante rosso, non lo premere, fatto apposta. Attento, c'è la maestra pulsante. Betty, guarda. Ok. Qua. Nascondi. Premuto il pulsante, adesso mi nascondo. Può essere che sentirà l'odore del cibo nella tua testa. Oh no! Sta guardando fuori dalla finestra, non si è accorta di niente per ora. Io sto seguendo te. Ehi, perché ci sono io in quel quadretto là? Ma no, ci sono io là! C'è scritto A più, sono brevissimo, ho preso un A più. Tu vedi te stesso, ma io vedo me. Sì. Vabbè. Guarda, c'è qualcosa qui. Ah, è quello il passaggio. Penso allora. Aspetta, io provo a aprire questa porta, ok? Quale porta? No. E non la vedi che è chiusa. Ah, lei ha il telefono. Ecco perché non si è accorta di noi. Beh. Betty, non mi fai niente. No, certo, non ci vedi, ciao. Mamma mia, ma quanto è brutta, guardate. Aspetta, che ho fatto? Mi devo mettere un colpo di telefono. È bruttissima, sono nella sua testa. È troppo distratta al telefono, possiamo fare quello che vogliamo. Beccati questa. Gli stai saltando in testa. Bene, finora è stato facile questo stage, non si è accorta di niente. Io? E ora vediamo cosa c'è. Oh no, i labirinti, io odio i labirinti. Dai, faccio io da guida. Va bene, ok, vai. Ah, ma era facilissimo. Sì, siamo già nel labirinto. Ma bisogna prenderlo a calci. Ah, ok. Dobbiamo buttarci giù. Via! Comunque volevo dire che io ancora non mi sono sfracellato, Vedremo quanto durerà questa cosa che non ti sei sfracellato. Neanche tu ti sei sfracellato ancora. Qualcuno si è buttato giù, poverino. Oh, qui c'è un pulsante. Vediamo cosa succede. Oh, che figo. Aspetta, ho capito. Ma se lo provo io adesso, capi? Non ti azzardare. No. Aspetta, ma... Ecco. No! Qualcuno si è sfracellato. Ma è difficilissimo. In prima persona è più difficile. Sto caduto anch'io. Come l'ho detto. Scrivete nei commenti, preferite i giochi in prima persona o in terza persona, cioè che vedete il personaggio? In terza persona secondo me sono più belli, e tu quali preferisci invece? In prima persona sono più immersivi, sembra di essere veramente lì. Oh, non mi spingere, però è più difficile, cado sempre. E perché sei una schiappa, ecco perché. E sei passata? Sì. Ok, andiamo avanti. Sposta, devo andare prima io. No, devo andare prima io, ho detto. Tanto qui dobbiamo saltare, ciao. Dove siamo? Oh no, dove è finito? Siamo ritornati. Ma siamo a scuola di nuovo. Si è spostata, ancora parlando col telefono. Non si... Oh, ci stai seguendo. Aiuto, Rita. Ci stai seguendo. Che brutta. Aiuto, dove devo andare? Non lo so. C'è un bottone qui, Premi il bottone. Provo andare. No, qua c'è la porta, non mi fa uscire. No, che brutta. Ti ha presa? Ah, mi ha preso anche a me. Riproviamo. Ok, quindi bisogna premere il bottone scappando dalla maestra e poi andando alla porta. Devi cliccare qua, ma non succede niente. Dove? Devi cliccare qui. Che brutta. Aiuto! Mi ha ripreso! Aiuto! Ma come si fa? Non si può fare? Corriamo il più veloce possibile e non guardare dietro di te perché sennò la vedi e ti fa paura e non riesci a scappare. Ehi! No, aspetta un momento, ma io ho premuto il bottone ma non è successo niente. Ma il bottone apre solo la porta? Tu praticamente devi schivarla. Quindi apre la porta e poi devo tornare indietro? Eh sì, e però le ti insegue, mi ha ripreso. Ma è difficilissimo! Molto! Allora, ho premuto il bottone. Ah! No! Ehi, lasciate un mi piace per portarmi fortuna.
5. Non avete lasciato mi piace, vero? Perché non mi ha portato fortuna ancora. Quindi mi raccomando, cliccate mi piace per non riesco a scappare da Betty, la maestra cattiva. Allora, okay. Tu adesso vai tutto dritto. Vai dritto verso i cupi e entra di qua. Poi quando premi il bottone, giri di qua. E vai subito qua dietro. Ok, ci provo. Vai, vai, brava, brava, vai così. Vai, premi il bottone, scappa, 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 scappa. Il perimetro, vai, vai, tutto dritto, tutto dritto. Tutto dritto, ma porta lì. Dov'è, dov'è, dov'è? È questa, questa. Vai, Rita, ce l'hai fatta, ce l'hai fatta. Brava, Rita, eccoti. Non premere il pulsante, non prendere il pulsante. Perché? Allora, dici, costruisci la tua strada. Wow. Sono questi blocchi. Bellissimo. Stavo costruendo la strada, se non si era capito. Ah, ma dobbiamo passare tipo... Ehi, guarda, è successo qualcosa, c'è un bug. Ho messo il cubo papà. Sta tremando. Ah, quindi... Ah, ora ho capito. Bisogna mettere i cubi qua sopra per salire su. Sì, per passare su, su, da questa parte. Ok. Dai, questo è facile. Finché non c'è la maestra è facilissimo. Togliti, devo passare prima io. Ehi, spazzati, non rovinare la mia costruzione. Ciao, no! Sono già passato. Ciao, ciao. Non rovinare la costruzione. Aspetta che ti faccio cadere dall'altra parte. No, da qui non puoi passare. Non puoi passare. Aspetta che non puoi passare. Adesso ti tolgo via tutti i blocchi. E io ti prendo cibo da... Sei già passata, non me ne vedo che corto. Adesso ci provo, sono tutti un po' traballanti. No, li ho messi troppo lontani. No, non riesco a salire. Neanch'io. Forse sì, vediamo. Sì, sei riuscita. Superato vitale. Non è giustissimo. Vado io a prendere il badge prima. Non è per niente giustissimo, sono qui dietro di te. Ti sto raggiungendo. Apriti, apriti. Butta giù questa grata. Siamo in trappola qua, tanto. Non so come facciamo a uscire da qua. Ah, da qua sopra. Che figo. Sì, ho capito, bisogna andare qua. No, seguimi, no, sono qua. Sono caduto. Devo rifare tutto da capo adesso. Vitale schiappa. Non è vero. È per colpa del tuo vassoio di dolci in testa, non riesci a perdere l'equilibrio. Può essere, mi devo mangiare, ecco, perché adesso faccio una piccola pausa, mi mangio tutto, no, questo, dai, vassoio di dolci. No, dai, prima dobbiamo prendere il badge il prima possibile. Ok. Oh, troppo forte, ti ho raggiunto. Dove sei? No, ah, veramente ecco. Sono ancora io in testa. Vabbè, Cosa sono, i laser? Sì. Ehi, aspetta. Ma siamo in trappola. Ah no, si continua qua. Non me ne ero accorto. Strano che non mi sono sfracellata nei laser. In genere mi sfracello sempre. Neanch'io, ci siamo sfracellati tipo solo due volte. E adesso tu si è aperto. Ho premuto un pulsante, ma dov'è la porta? Ehi, c'è nessuno. C'è una porta aperta per caso? No, qua siamo tornati indietro. Dovete guardare. Beh, sì. Ah, questa è la porta aperta, credo. Sì, dobbiamo scendere qua. Presto, sì, spiegati, sì. Dobbiamo scappare da questa scuola. Quanti vestiti mancano? Qua c'è un'altra persona, guarda. Oh. Sarà il fidanzato della maestra. E il professore Betto. Che Betto? È Betty, è Betto. Attento a non cadere qua perché credo che sia la fogna. Credo che sono già caduto da dentro. No, che schifo, sono caduto nella fogna. Ah, bisogna eliminare. Aiuto, è arrabbiatissimo. Ben, il custode. Ah, è Ben. Ah, bisogna sparare. Betty e Ben, ma che cosa sta sparando? Aiuto, devi becca di questo. Sono riuscito ad eliminarlo. Perché Ben somiglia alla maestra? Forse è il fratello. Dici? Becca di questo. È esploso. Tipo, era fatto di quella sostanza verde che avevo prima nella fogna. Tieni, beccati questo, Rita, beccati questo. Ehi, beccati te. No, veramente no, tu hai il fucile invisibile, io ho quello vero. Ok, andiamo. Oh, che dice? Metti le lettere corrette su una bacheca. In che senso? A, B, C. Ah, ma è facilissimo. Questa è la B. Potevate farlo un po' più difficile. Mettiamo la B. La B va nella B. È troppo facile, dovevate farlo più difficile, tipo con le equazioni di matematica. Anzi, no, non sarei riuscita a farlo. Ok, la C. Ok, la no, C, la C. Ho ripreso la... Dov'è la C? Non te lo dico. Eccola qua. E adesso si è aperta la porta. Dai, aspetta. Corri. Ecco anch'io. Chi c'è qua? Dobbiamo salire qua sopra. Facilissimo, guarda. Seguimi. Sì, parkour. Parkour. Mi supero. No, mi supero. Ah, ecco perché mi stai rallentando a furia di saltarmi addosso. Non è vero. Calditi. Devo andare prima io. Ormai ci sono prima io per io primo. Io voglio essere prima. E io sono primo per primo. Devo prendere il badge. No, no, dai, sì. Insomma. Sono... No, ho detto no. C'è la papà maestra Betty qui, dove dobbiamo andare? Ma è sempre al telefono questa maestra. Ci stai seguendo, aiuto, ci stai seguendo.
aiuto. Premi il bottone, premi il bottone. Che brutta. Mi ha preso. Ok, premo. Avete visto come si è sfragiollato Vitale? Ok, premo. Vediamo, dobbiamo elaborare una strategia. Tu, sono riuscito a passare. Ecco Vitale là sopra. Sei riuscito a scappare. Dai, come prima. Vai, premi il bottone e scappa sulla scala. Continua a scappare. Continua a scappare, continua a scappare. Aiuto, aiuto, aiuto. Devi continuare a scappare, aiuto. Nope. L'ha presa. Vai, aiuto. Vai, corri. Non ti girare. Destra, destra, sali tutto su. Lì. Dai, che mi trovi lì. Salta. Ok, ce l'ho fatta. Attento. Che brutta. Sei bruttissimo. Non posso lanciarle qualcosa? Vorrei lanciarle qualcosa in testa. Poverina. Scappiamo presto. Aspetta, sono caduto. Siamo tornati a scuola. No, aspetta. Siamo ritornati. Aiuto. C'è lei. No, ma perché siamo tornati dove eravamo prima? Dove dobbiamo andare adesso? Forse non dovevamo saltare lì. Ho capito. Cosa dobbiamo fare? Una che volta saliti là sopra, dobbiamo camminare sui tubi. Sui tubi? Eh sì. Adesso ti faccio vedere. Aspetta. Fai come prima. Corri però. Non scappare. Ok. Ce l'hai fatta. Allora. Ah, ho capito. Hai capito? Anch'io. Brava. Sì. No. Se cadiamo giù tornerà Betty a prenderci. E tu infatti sei caduto. No, mi ha preso. Come ha fatto a prenderti da qua? È perché mi ha preso da sotto. Dai, Vitale, facciamo tutto in tifo per te. Corri con il tuo piattino, ti sei mai in testa. Vitale è anche equilibrista perché riesce a non far cadere niente dal suo piatto in testa di quando cibo. Si tratta di cibo, guarda. Sono passato, ok. Dove sei, Anita? Dai, ti aspetto qua. Ah, ecco dove sei, ok. Vediamo come dobbiamo cade. Fare il giro. Tu. No, forse non cade, dai, contiamo su di te. Non cadere. Ci provo. Bravissimo, dai, ce l'hai quasi fatta. L'equilibrista Vitale. Scappiamo più velocemente. Io. Aiuto, mi hai schiacciato. Ehi, ma dove siamo adesso? Allora, apri porta. Cosa c'entra questo posto con la scuola? Ma sotto la scuola c'era tutta questa struttura gigantesca con i cubi che fluttuano in aria. Sono caduto. Ma non ha senso tutta questa stanza. A cosa serve? Dai Vitale, facciamo il tifo per te, ma nel frattempo ti supero. Wow, che bello volare in questi cosi. E vola! Vola! Ti sei sfondato. Salti sulla prima ventola che ti fa saltare in aria con l'aria che ne fluttua. Salti sulla seconda, poi alla seconda ventola fai una scorreggia e arrivi. Questo è il tuo trucco per passare di stage. Sì, il jetpack scorreggia devi usare. Ok, ce l'ho fatta, anche senza la scorreggia. No! Via. No, ma io voglio tornare a scuola. C'è il badge, vai Vitale, prendi il badge che hai là indietro. Cosa? Il badge? No, non è vero. Ah, penso non c'è il badge. No, però sono in super vantaggio. Ciao Rita, ciao. Sì, no, ciao. Veramente sono io in vantaggio. Sei tu in vantaggio, come hai fatto? Togliti. Ho premuto il pulsante. Ah, possiamo volare qua, evviva! Che figo! Che fighissimo! Sei caduta? Ciao, sono avantissima! Dov'è il badge? Trovalo! Aiuto! Oh no, labirinto, mi sto perdendo in questo labirinto, dov'è? Usa le assi di metallo per attraversarlo. Io sono un trucchietto. Facciamo il trucchietto. Scherzetto, Vitale. No, nessuno scherzetto. Ta-da! Ciao! Sono scomparse? No. Come? Allora scompaiono solo per me. Sì, lo so anch'io il trucchetto. No, l'ho inventato e allora io. Diciamo anche voi. Ci credo che lo sai. Invece di tornare indietro e prendere tutte le assi, basta riprendere questa. Così non bisogna tornare indietro. Che hai fatto? Che l'ho fatto cadere giù, non dovevo metterla qua. No! Ecco perché bisognava tornare indietro. Bisogna prendere almeno due. Siccome ho usato il trucchetto, ora mi devo buttare. No. E adesso? Pure io? Il trucchetto non ha funzionato questa volta, ma questa volta funzionerà perché devo stare attenta a non cadere. Allora, okay, ecco qua. L'asse. Riprendiamola. E quindi devo andare qua. Ho capito. Attenta che ce n'è anche un altro. Io il primo sono riuscito a farlo, però nel secondo sono caduto nel tranello. Ma io non cadrò perché bisogna metterlo qua, vero? Vedremo. Sì! Vedremo se cadrai.
Sono davanti, sono prima. Uff, questo non è per niente giusto comunque, te lo volevo dire. Perché no? Perché mi hai sorpassato. Non sai perdere. Lo sapevo, lo sapevo, guarda. Guarda, questo è difficilissimo. Che cosa? Oh, che figo, che figo. Sfracellato. Stavo per dire, sono in avanti, invece no, sono sfracellato. Ce l'ho fatta. No. No, ce l'ho fatta. No. La risposta era no. Io stranamente ce l'ho fatta. Dai, puoi farcela anche tu, se ce l'ho fatta io. Come ce l'hai fatta? Scusa. Sì, sono andata velocissima. Come hai fatto? Come hai fatto? Tutte le non ci credo, non ci credo che tu ce l'hai fatta. Io no, sono super fattissimo. Che vitale, è riuscito a passare quello stage, ma io sono comunque più avanti di te. Che figo. Sto volando. Mi piacciono troppo questi stage qui con le ventole sotto che ti fanno... Sì, sembra di volare. Che figo, ma mi senti andare su. Wow. Siamo tornati a scuola. Ho preso l'ascensore a ventilazione. Ehi, qua bisogna prendere qualcosa da bere. Un biberon. Ma in che senso, scusa? Ma siamo troppo grandi per me. Così credo che se beviamo il biberon... È la super velocità. Sì. Che figo! No. Non è vero! Che figo. Non ha funzionato! Sì, sì, perché sì. Ha funzionato? Perché lo devi cliccare, una volta che lo selezioni con il numero 1, devi... Non mi ha dato la super velocità! E devi cliccare poi, una volta che prendi il numero, ecco, ha funzionato cliccare. Adesso! Via! Che figo! Mi sono sfracellato! Super velocità! Allora, io dico che è strabello! Ma io non ti vedo, dove sei? Perché mi sono sfracellato, ho dovuto ricominciare da capo. Arrivo in super velocità. Dai, sbrigati. Con la super velocità. Non mi sfracello più. È perso la nuvola verde, deve esserci un po' di puzza. Non qua. Sono stato io, eh. Se stai pensando a quello a cui sto pensando io, non sono stato io. Uscita. Via. No, come osi superarmi? Dov'è la super velocità? Dov'è la... Oh no. No, Anita. Betty è diventata un robot. C'è la corazza. Maestra. Ma come dobbiamo fare adesso? Dobbiamo spararla. Prendi con Betty. Questo punitore. Cos'è il punitore? Che brutta. Che cosa lancia? Biscotti. Attenta, ma ti sta schiacciando. Un balletto. No, ma attenzione, perché ogni tanto fa quella onda energetica viola. Sì, e fa anche il balletto. Oh. Becca di questo robot Betty 9000. Aiuto. Beh, non è troppo difficile però, Siamo nel cortile della scuola, hai visto? Ma mi sta sfracellando. Ci sei riuscito? Sì, no! E non puoi capire che cosa c'è qua. Dai, ti aspetto, Anita. No, sono morta, devo rifare tutto da capo. No, ti mancava poco, tra l'altro. Sì, infatti adesso proverò a essere più veloce. Dai, Anita, sbrigati, perché c'è una cosa fighissima per aprirci. No, veramente? Sì, prendila. Aiuto, c'è una cosa troppo figa. Allontanati, robometti. Dai. No, aiuto. Ha lanciato l'onda energetica. Dai, te ne mancano pochi. Spara qua, 4 panini ancora. No, ho fatto. Guarda, Anita, guarda che cosa c'è qua. È esplosa. Un Bigfoot rosa. Una macchina gigante rosa, che bella. La vorrei davvero. Ho preso il peggio. Sì, ho preso il peggio. Ho preso il peggio. Però ora voglio guidare questa macchina. Che figo, guarda come sgomma. Dove stiamo andando? Ma no, io volevo guidare il... Siamo tornati a scuola. Vediamo, dove siamo nel punteggio? Guarda la TV, siamo? C'è scritto Anita Sori, sei scappata con successo dalla scuola di Betty. Italia, sei scappato con successo. Ecco Betty, vediamo. Tu Betty? Betty? Non lo so. Vediamo. Sembra di no. Proprio costa 500 euro. Veramente? Beh, escape room completata. Lasciate un bel mi piace. Ora vi lasciamo qua 4 minuti su Clipcar per vedere i nostri altri video. Cliccate su quella che preferite. Buona vita, Betty. Ciao.